Un legame molto forte con la regione, un legame molto forte con la candidatura di Zaia, molto più forte rispetto a 5 anni fa, perché? Beh, con Luca ci conosciamo da molti anni, ancora quando ero presidente di Confindustria. Credo che non devo dirlo io che è il presidente della regione più amato d'Italia. È una persona veramente per bene, una bellissima, bellissima persona. Credo che insieme possiamo mettere insieme delle competenze diverse, un carattere diverso indubbiamente, per fare grandi il Veneto e Venezia. Vorrei ricordare a tutti che Venezia è il capoluogo della regione. Per troppi anni ce ne siamo dimenticati. In questi 40 anni forse Venezia è stata vista solo come un luogo dove andare a mangiare pesce. A Venezia c'è la Fenice che parla col mondo. Lo dico ai veneti, Venezia per voi diventa un asset strategico importante. È importantissimo che Venezia riparta perché può trainare, nel senso anche più internazionale del termine, tutto il nostro Veneto, la nostra imprenditoria. L'altro giorno in Piazza San Marco c'era tutta l'imprenditoria del Veneto, un grande onore ospitarli qui col Campiello, una serata bellissima in Piazza San Marco. Abbiamo voluto fortemente dargli quella piazza perché vogliamo riconoscere la centralità dell'impresa e del lavoro, non le assistenze, nessuno vuole le prebende. Un conto sono gli aiuti in momenti di difficoltà, un conto sbagliando è strutturare un sistema di paghette generali dove i ragazzi vengono di fatto invitati a accomodarsi sul divano. Ragazzi, tiratevi su, non accettate questo. E poi c'è l'idea della ripartenza della città, è l'unica città in Italia, forse in Europa, che è riuscita, perché è riuscita a far ripartire la Biennale di Venezia, la grande mostra del cinema. Siamo riusciti a fare la regata storica, una manifestazione di popolo, con tutte le leggi della sicurezza del Covid. E quando è stato il momento di dire no, ho detto no, abbiamo interrotto i fuochi, non abbiamo fatto i fuochi d'artificio al Redentore, sono stato criticato, ma poi alla fine la gente ha capito e apprezzato questa gestione sulla sicurezza, e questo è il rapporto che ho con Zaia, con lui ci sentiamo su questo, io sono totalmente allineato su questa gestione dell'emergenza e devo dire che insomma, penso che nel tempo, per quanto mi riguarda, consoliderò sempre di più i rapporti con lui. Ripeto, è una brava persona ed è una persona molto capace, può essere utile all'Italia. Dire così so che non gli si fa un grande piacere, ma dovremmo essere pronti a venetizzare proprio il paese, credo sarà importante. Insomma, lei lo vede Premier? Sì, io lo vedrei un ottimo premier, poi non sono io che decido ovviamente e sarò onorato sempre di dargli una mano, questo è certo, ma soprattutto lui rappresenta quel Veneto laborioso, produttivo, pacifico, che vuole l'autonomia solo per le competenze, non vuole l'autonomia, lo dico alle persone che abitano a Catanzaro, a Palermo e tanti amici che ho in Puglia, assolutamente non è un'autonomia contro nessuno, non l'abbiamo mai voluta declinare così. La parola autonomia vale per tutti, è solo per poter prendere decisioni vicino alla gente. Hanno speculato su questo, facendoci passare per dei cattivoni, ingordi o ingenerosi. Non è questa l'autonomia. Pensiamolo, dico ai giovani, a uno Stato federale dove, per federale si intende uno Stato dove le regioni, quello che possono fare vicino alla gente, diventano più efficienti. Probabilmente le risposte sono più attaccate alle esigenze delle persone di quel territorio. E questo credo sia un processo che è partito non soltanto dalla Lega, da Zaia, ma è una cosa che approvano i Veneti, nella nostra storia abbiamo approvato l'autonomia all'80%, credo che sia un progetto importante per il Paese.